Virus, l'italiano rientrato da Wuhan e ricoverato allo Spallanzani. Per le autorità sanitarie è improbabile che abbia infettato altri. In Cina sale il bilancio delle vittime. Disastro del Frecciarossa, inquirenti al lavoro, recuperata la scatola nera, il dolore per la morte dei due macchinisti, sciopero di due ore del personale ferroviario. Prescrizione intesa 5 Stelle, PD e Leu, ma Italia Viva non ci sta. Conte, è il momento di decidere, l'ironia di Salvini è il governo dei rinvii. Istat, l'economia italiana ancora in fase negativa ma meno acuta dei mesi precedenti. In Francia e Germania crolla la produzione industriale, il dato tedesco il peggiore da 10 anni. Capo dello Stato tra i volontari a Padova, la passione sconfigge l'indifferenza, afferma da Mattarella l'elogio del volontariato, energia irrinunciabile. Nave cargo incagliata da quasi 2 mesi tra gli scogli del sud della Sardegna, la chiamano la Concordia Sarda, corsa contro il tempo per evitare il disastro ecologico. Sanremo boom di ascolti anche per la terza serata, 54,4% di share, Benigni superstar all'Ariston e stasera il primo verdetto con il vincitore delle nuove proposte. Buongiorno dal